Niente, ed eccoci qua, carissimi amici. Ma sto tornando a casa oggi, il cassetto mi accontenta abbastanza, mi sono subito ritornato perché un colpo d'occhio qua, ovviamente le auto particolari poi interessano o non interessano, adesso le deve filmare, adesso cerco di trovare un attimino il proprietario, perché insomma, proprietario, non farti pensieri strani, però insomma una Renault 9 io nel canale ce la devo mettere. Guardate qua, carissimi amici, la diretta qua tra la strada, ed ecco, non posso andare troppo in mezzo alla strada altrimenti mi ammazzerebbero. Adesso cerco di rintracciare il proprietario. Guardate, spettacolare Renault 9, insomma auto che non si vedono proprio più, guardate qua. No, il cassetto insomma ce la devo mettere, metto tutto nel cassetto, ma è tutto forte. Guardate ragazzi, un'auto insomma neanche credo di un buon di una buona carriera, però insomma nel cassetto ce la devo mettere. Poi anche le condizioni non sono malvagie, guardate qua carissimi amici, tra il rumore della strada, ecco, fa moto che passano, ovviamente mi vedono, guardate carissimi amici la diretta, guardate, spettacolo, guardate qua. Insomma, una Renault 9 nel cassetto ce la devo mettere. Ha detto, ehi Simo, aspettami un attimo, abbi pazienza, non lo so, metti a frugare il telefonino, sono tornato indietro e ho fatto il filmato, guardate, spettacolo. Guardate qua, carissimi amici, la diretta, guardate, Renault 9. Insomma, il proprietario se la trova sulla pagina di Alessio, si fanno sempre le idee strane, non preoccupatevi perché noi dobbiamo solo catturare tracce di storia, guardate, tracce di storia, spettacolare, guardate. Adesso se riesco a rintracciare qualcuno, insomma, beh, mi faccio conoscere un attimo. Renault 9, ragazzi, spettacolo, guardate qua. Carissimi amici, auto scomparse, ormai sono auto rare, guardate qua. Non di una corsa carriera, però dai, sempre una berlina di quegli anni, guardate qua. Ed ecco qua. Insomma, il particolare, insomma, il dettaglio che anche Alessio ve lo spiega, insomma, una cosa che Alessio è piaciuta tanto, guardate, il teggi cristallo sul faro, guardate. Guardate qua, spettacolo, dai. Proprietario, ehi, non preoccuparti, mi raccomando, sono Alessio di Teletrash. Teletrash 2. Qua bisogna fare i filmati senza ordine. Hai sempre un po' di paura, bisogna sempre spiegare alle persone la nostra sana passione, perché adesso stavamo filmando una Panda alla Cascata delle Marmore, si è riempito di gente. Ehi, che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo? Simona mi ha detto, ehi Alessio, guarda che qua ci sono persone che ti guardano, perché è una cosa nuova. Ed ecco qua quello che significa il nostro canale. Alessio è sempre in astinenza, cazzo, Renault 9, fermati Alessio. Ecco qua Alessio che c'è? Alessio che ha imparato dal Marvin. Guardate, per il filmato, io ho fatto la foto, tutti cercano il filmato, io il filmato l'ho fatto. Ok, grazie e buon 25 aprile, gustatevi i filmati. Ciao ragazzi, alla prossima. E amici di Teletrash e appassionati Renault.